sacerdoti che frequentano le cattedrali di Bruxelles. Volete una prova? Non danno più le sanzioni per violazione delle direttive. È un'astuzia politica. Cioè, dice ai nostri no, li mettiamo il populismo. Non ti rendi conto che forse il populismo li mette non dando le sanzioni, ma non facendo le direttive che si occupano della vita degli altri. L'Unione così com'è, se andate al bar, che secondo me è una constituency politica molto importante, andate a dire ci vuole più Europa, vi invitano, no? Non puoi, secondo me, o meglio non puoi, forse non è la formula ideale tornare indietro agli stati nazione come erano dopo la guerra. Può essere che venga giù tutto e non lo escluderei, sempre considerando il mio autore preferito che è Prodi, dice non vorrei che la Germania ci voglia cacciare lei, non lo so, sono in atto delle, però può essere che venga giù. In fondo è venuta giù l'Unione Sovietica, potrebbe venire giù anche così fatta l'Unione Europea. A quel punto ti poni degli enormi problemi negli stati nazione, ma se no l'idea di regredire isolato nello stato nazione ti pone dei problemi, perché il mondo è dominato da forze globali. Nel 2011 ci ho avuto l'impressione di cosa potrebbe succedere se questi si organizzano per farti un paiolo così, ovvero per salvare le loro banche. Terza ipotesi, nella quale credo profondamente, ed è il nome nuovo, se volete, americano, ma è esattamente quello che era l'Europa ai tempi del Trattato di Roma, è la formula confederale, e cioè dire, il Trattato di Roma parlava di sussidiarietà, ed era fai sopra solo le cose che non puoi fare così bene sotto. E quindi unifichi le cose fondamentali, ma lascia alla sovranità nazionale dei singoli stati le cose che non servono per fare l'Europa. E quindi l'ideale sarebbe mettere insieme la difesa, l'intelligence, ma lasci agli stati nazionali come sono fatte le lattine d'olio o e come i cammini, no? Questo è un po'. Quindi se io dovessi, potessi chiudere con un elemento di relativo ottimismo, ma insomma potrebbe essere, tra l'altro adesso noto anche che ideologi, scrittori, commentatori che adesso dicono per sopravvivere l'opposto di quello che per 20 anni hanno detto o scritto per vivere. C'è un tizio che l'altro giorno su importanti giornali dice bisogna rifare i trattati e applicare una formula di confederazione. Ottimo, infatti, ecco, io se posso esprimere una speranza è questa della confederazione. Non facile, difficile, però qualche possibilità di... E guardate, e chiudo davvero, i trattati di Roma erano una confederazione, perché riservavano a sopra solo quello che si poteva fare meglio sopra, lasciando tutto il resto sotto. Per esempio, tutte le esenzioni meridionali fiscali nel Trattato di Roma erano lasciate alla sovranità, e questo dava, univa il paese e sosteneva un po' dell'unità questo paese, no? Per dire. Ho parlato fin troppo, se ci sono domande siamo qua. Senta, volevo fare una domanda riguardo al famoso Consiglio Europeo di Nizza del 2011, quando diciamo, è successo quello che tutti sappiamo, in cui il governo italiano è stato, diciamo così, esautorato a livello europeo. E volevo chiedere se è vero che l'Italia stava, quando ha rifiutato il prestito dell'FMI, no? Se è vero che si stava pensando a uscire dall'euro e quindi sia, diciamo così, i funzionari europei hanno provato a convincere gli Stati Uniti a far accettare l'Italia il... No, la cronaca
più oggettiva, poi dirò un'altra cosa, una cronaca più oggettiva di quel weekend, più sta nel libro scritto da Zapatero. Zapatero ha scritto un libro di memorie e c'è un blocco che riguarda quella notte e quella discussione ed è abbastanza diverso. Io un po' l'ho vista così. A maggio del 2011 nella relazione alla Banca d'Italia, governatore mi pare uno che adesso è alla BCE, c'era scritto la gestione del pubblico bilancio in Italia è stata, me lo ricordo a memoria, è stata prudente, le correzioni necessarie in Italia sono inferiori a quelle necessarie negli altri paesi. Quindi, grosso modo, la struttura del pubblico bilancio italiano era, e devo dire fino al 2010, come deficit, come dinamica e come PIL, eravamo, credo, uguali all'Olanda e alla Francia, più o meno. Poi in agosto viene spedita una lettera dalla BCE e dalla Banca d'Italia, una lettera che doveva restare con, già uno che dice questa lettera è strictly confidential, perché non ti compro i tuoi titoli lunedì se tu non modifichi la Costituzione, il mercato del lavoro, strictly confidential, già questo dà l'idea a livello mentale, no? Cioè tu dai a un paese sovrano una roba del genere sotto ricatto, annunciato nella conferenza stampa del giovedì precedente, però strictly confidential. Detto questo, perché è successo? Ma ve lo dico in termini molto così. Quando esplode la crisi, vedete, il problema della Grecia non è che la Grecia è entrata in Europa, ma è l'Europa che è entrata in Grecia. E ha iniziato con l'apertura di linee di credito estremamente facili, a tassi medi, ma ci finanzi le Olimpiadi, le Mercedes, cioè come un'apertura di credito, tu hai un circolo da bere per tutti e poi pagherò alla fine. Quando la situazione entra in crisi, normalmente se fallisce il debitore, fallisce anche il creditore. No, se il creditore è tedesco e francese deve fallire qualcun altro. E lì avviene la vera rottura, cioè come l'impressione di ricordarlo, cioè dire il fondo salva stati, che era una proposta italiana, serviva per salvare gli stati e infatti veniva contribuito in ragione del PIL, l'Italia pesava per il 18%. In quel momento la esposizione a rischio delle banche tedesche e francesi era 200 miliardi, quella italiana era 20. E alla richiesta di contribuire al fondo, che non era più salva stati ma salva banche, la risposta del governo italiano fu benissimo, ma in proporzione al rischio. Questo ha dato un po' di fastidio. Tenete conto che dietro c'era l'esposizione sulla Spagna che era di 500 miliardi. La vera ragione per cui è caduto quel governo è questa. Si sono inventati, non i numeri, perché sì, un paese è virtuoso a maggio, non è che diventa peccaminoso in agosto. Allora arriva la lettera, arriva l'idea del generoso intervento del Fondo Monetario e così via. Questa è la verità. Comunque sono le banche tedesche e francesi che stanno fallendo. Come sempre. Grazie. No, questa è la storia, è passato, siamo sopravvissuti. Ecco, però posso dire, fate domande, non considerazioni. No, la domanda è molto secca. Se ci può parlare delle bozze, dell'appendice, del libro che credo che sia intitolato 20 anni fa, non c'era neppure Donald Trump. No. Dunque. No, che devo dire? Non è vestita Melania. Una forma elegante perché ti conosco. No, allora, che cosa? Lì ce l'ho arrivato anche. Stavo cercando, ma no, dunque, come si può dire? Userò la parola talpa. La talpa populista
ha cominciato a scavare il terreno sul quale è stata costruita una cattedrale, se vuoi la cattedrale della globalizzazione. E questo avviene quando, con la crisi, i bisogni e le paure dei popoli aumentano, la possibilità che hanno gli stati nazione di rispondere è relativamente minore, quando si manifestano fattori di paura come le migrazioni, quando la crisi effettivamente comincia, perde il lavoro, nell'insieme tutti questi fatti. E poi, devo dire, andando in giro per l'Europa, come dire, la reazione dei popoli contro la violenza del potere finanziario. Quello che è successo a noi in Italia è stata una forma di inaccettabile torsione della democrazia. Un vecchio amico filosofo, Habermas, scrisse nel 2011, in autunno, scrisse un dolce colpo di Stato. E nel 94? 94? Questo fu fatto, onestamente fu fatto, cioè... La cosa impressionante è che fu creata il baratro, ma cioè un grande paese non entra in crisi in 3 mesi. Il baratro, l'abisso, l'intervento salvifico. Dopodiché, come tutte le profezie, si è autorealizzate. Siccome l'oggetto sociale era quello del baratro, ce l'ha creato sbagliando una serie di provvedimenti. La reazione dei popoli, cioè la difesa della democrazia, io l'ho avuta evidente già nel 2012-13. Se guardate l'andamento dei 5 Stelle, corrisponde all'avvento del governo Monti. E lo stesso in Europa, cioè dire, da una parte fattori materiali, reali e strutturali, la paura, il bisogno, l'incertezza sul futuro, e dall'altra parte anche la difesa della democrazia. Questa è l'origine dei voti populisti. Siccome democrazia ha a che fare, come dice il nome stesso, col popolo, tu non puoi demonizzare questi fenomeni come fosse il tribuno della plebe e il mezzo matto, perché quando hai il 30% devi cominciare a pensare che è una realtà democratica da valutare, da considerare, non da escludere. Perché è scalata sui grandi numeri. Allora, quello che è successo via via in progressione su numeri crescenti è stata l'arrivo al governo in alcuni paesi dell'est, poi la Brexit e poi il voto in America. Il voto in America è molto semplice, guarda la carta geografica e tu vedi che hanno votato per il presidente tutti gli stati del centro. Hanno votato per la signora, Wall Street e Silicon Valley. Cioè, vedete, è un enorme... Poi dice ai voti, si chiama il presidente degli Stati Uniti d'America. Deve vincere negli Stati. O negli Stati? E tu hai, in effetti, una asimmetrica impressionante distribuzione del voto. Hanno votato tutti gli stati industriali o dintorni, da una parte e dall'altra parte. E quali sono stati i fattori che hanno determinato quel voto? Lo sapete meglio di me, tanti fattori. Certamente, per esempio, la democrazia, la rivoluzione digitale, la perdita verticale dei posti di lavoro, la migrazione. Nel 95 ha scritto: i capitali andranno in Asia alla ricerca di manodopera a basso costo. E tu resterai qua, ma il costo della vita, livellato lo stipendio su quello orientale, resterà quello occidentale. Alla fine ti incazzi, no? E dintorni. Quello che come dire, vuol dire molto, secondo me, è che non è finita la globalizzazione economica, è finita la globalizzazione politica. Quella economica può avere, avrà delle correzioni, puoi fare il fine tuning, la manutenzione dei trattati, puoi introdurre gli elementi di equilibrio, ma fondamentalmente non credo che sia la fine della globalizzazione economica. Ci saranno misure, tra l'altro
cito a memoria, ma è, la frase è questa: c'è il protezionismo e c'è il liberismo. Io sono, dice, il protezionismo protegge gli stati, il liberismo li distrugge, quindi io sono a favore del liberismo, perché alla distruzione degli stati corrisponde la crescita e le possibilità della rivoluzione proletaria. Carlo Marx, febbraio 1848, alla Società Operaia di Bruxelles. Cioè, stiamo sempre davanti, sono sempre gli stessi temi. Allora, è sbagliato dire protezionismo, le fasi sono post-scolastico, il mercantilismo e il liberismo. Il mercantilismo era il mercato, ma anche con dentro elementi di Stato. A me ha rotto le palle per 1000 anni accusandomi di essere colbertista. Quello che stanno facendo è rimettere un po' di dazi, proteggere, incentivare, ogni Stato fa il suo interesse, se volete è il mercantilismo. L'altro era il liberismo. Quello che come dire, mi ha molto colpito e lo vedevo, lo sentivo, ma è proprio l'idea che, come dire, poi avendoli conosciuti un po', allora, dalla globalizzazione in poi, dalla seconda presidenza Clinton in poi, dal 96, si stabilisce una ideologia, un'utopia, la hubris di potere. Siamo all'anno zero della civiltà umana e creiamo l'uomo nuovo e il mondo nuovo. L'uomo nuovo è quello politically correct, l'uomo a taglia unica. Nella culla del materialismo globale tu hai l'uomo che pensa per consumare, consuma per pensare, sostituisce l'algoritmo con il pensiero, twitta, ed è la costruzione dell'uomo politically correct. L'ultimo provvedimento fatto dal rimpianto presidente Obama è le toilette gender negli edifici federali. Quale sia la soluzione ingegneristica non la conosco, però questo era l'uomo nuovo. E poi il mondo nuovo, che è non solo politically correct, ma anche responsibility to protect. E quindi l'esportazione della democrazia. Westfalia, Augusta, Cuyo Sveggio. Esportiamo i nuovi modelli di vita occidentale. Non credo che in Siria siano stati contenti di questo tipo di export, no? Ma questo è stato il... La presidenza nuova indica non la fine della globalizzazione economica, ma la fine della globalizzazione politica, cioè di un mondo che non è politically correct, nel senso che io mi occupo della vita degli altri, fai un po' tu, che non è l'esportazione della democrazia. Se leggete il discorso, che devo dire, puoi criticarlo come vuoi, Prodi l'avrebbe scritto meglio sicuramente, anche Renzi devo dire avrebbe scritto un discorso, però oggettivamente è ognuno fa l'interesse del suo paese nel suo paese, e il bene sarà che anche gli altri facciano così nel loro paese. È un cambiamento, poi può piacere o no. A me francamente l'idea del vecchio mondo dove una elite definisce come devono vivere le persone, come devono sottomettersi alla superiore ideologia di stati, a me non piaceva. Quindi se fossi stato, avrei votato, bla bla, insomma, tutto bene.